Daniela, puoi presentare velocemente SA Architecture, quali sono i campi d'azione e poi racconteremo uno o più progetti che porti oggi. SA Architecture è vabbè, uno studio di architettura che ha fondato l'architetto Savorelli. Io collaboro con lui da 20 anni, ho iniziato un percorso di crescita con lui e poi io all'interno sono cresciuta, ho preso sempre un po' più piede. È uno studio di architettura che si occupa di nuove costruzioni, ma anche di ristrutturazioni di interni. L'architetto ha avuto come mentore l'architetto Viganò, vittoriano, quindi ha una base razionalista come approccio all'architettura, che comunque stiamo mantenendo ancora adesso nelle nuove costruzioni, dove comunque guardiamo molto anche al contesto urbano dove viene inserito e quindi poi lì andiamo a valorizzarlo anche con il verde che adesso un po' manca. Lo strumento di progetto. Sì, perché il verde, o anche con il nuovo periodo storico in cui stiamo vivendo, il verde è molto importante, che è il proseguo, come se fosse il proseguo degli interni, cioè Cioè, un verso viaggio di andata e ritorno, dentro sì, e fuori. Senti, il progetto assolutamente. che racconti oggi Archiland. Archiland, oggi proponiamo un progetto che è sito in via Marco Aurelio, nella zona Nolo, quindi una forte North of espansione. Loreto, lo diciamo. Sì, proprio dietro Loreto, una stradina dietro, ed è una riqualificazione di un vecchio capannone industriale dove facevano le vecchie biciclette, dove ci sono ancora i vecchi Ho sciuretti di presente, ho Milano presente. che ho incontrato settimana scorsa, erano molto Ma erano gli umarè che guardavano il cantiere o... speciali veramente, però è un Sì, è un pezzo di quartiere con una storia forte identità, milanese bocciolo, c'è che, un sacco di cose molto sì, interessanti. dove da questi capannoni industriali andiamo a fare un bell'intervento residenziale dove al piano terra ci sono le cosiddette urban villa dove comunque hanno tutto un giardino di pertinenza e poi soprattutto degli appartamenti dove comunque anche lì l'interno e l'esterno si fonde perché creiamo queste logge, questi terrazzi molto ampi dove comunque l'interno prosegue con l'esterno. Noi oggi siamo ospiti qui di un'azienda che tratta il legno, quindi il verde, da 170 anni, quindi un bel periodo. E la cosa importante è che alcune lavorazioni sono ancora uguali. Quindi il legno è Sì. sì il materiale del futuro, perché è carbon free, ciclo di vita e via dicendo, economia circolare, però è anche un materiale versatilissimo. Sì, Lo utilizzate? moltissimo, soprattutto negli interni, che è un po' più il mio campo, dove lo spazio abitativo o comunque può essere anche un bar, un ristorante, eccetera, viene suddiviso nei vari ambienti tramite delle quinte di legno, dagli Quindi come arredi, quindi boiserie, come pelli, come sì, cioè proprio superfici. sì, perché il legno può essere comunque molto a livello anche strutturale, Certo. molto, ma anche molto plastico, quindi, ma anche si presta molto a tutte le varie finiture, quindi diventa parte integrante del progetto e quindi Voi arrivate anche nel dettaglio dell'arredo, sì. quindi la scelta anche dei mobili, Sì, del... un esempio di un progetto residenziale che abbiamo fatto è dove il cliente, comunque il cliente è molto importante, una figura molto importante poi nel progetto perché comunque è fatto su di lui. In questo caso era un appartamento dove voleva usare il legno in tutte le sue parti, quindi siamo andati fino in... Nel dettaglio Sì, ma siamo andati a minimo. scegliere anche proprio l'impellicciatura del legno che voleva e poi, dato che c'erano dei disegni pazzeschi che venivano creati con tutte le venature, abbiamo scelto anche di mantenere la parte meno nobile del legno, ma abbiamo creato delle boiserie, delle quinte scorrevoli con dei disegni particolari che soltanto il legno ti può dare, cioè neanche la grafica ormai ti può dare perché quella è unica. E quindi, La vena è unica, diciamo. sì, Senti, se quindi. dovessi chiudere questa breve chiacchierata con una parola chiave del vostro modo di progettare e poi, oltre a dircela, ce la spieghi anche E perché certo, l'hai scelta.
La parola secondo me più importante per noi è il valore del contesto, il valore storico che vi è quando uno entra in un ambiente, in un edificio, in un, c'è un valore. L'ambiente ci racconta una sua storia che mi sembra giusto mantenere e valorizzare, magari dandogli anche una nuova vita per dargli un nuovo percorso. Però è il valore che ha il nostro intervento per... Anche il rapporto al cliente, al committente, anche perché il valore è un po' come ospite, è una parola ambivalente. Sì, però è proprio perché amiamo quello che facciamo e non vogliamo perdere la tradizione che vi è con l'architettura italiana, eccetera, e quindi ci piace valorizzare al meglio il prodotto che noi offriamo, ma anche quello che andiamo a trattare. Quindi. E quindi andate anche proprio su disegno, nel dettaglio, quindi sì, su misura fate. Sì, 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 che sia un residenziale, che sia, adesso noi ci occupiamo molto anche di hospitality, certo, quindi alberghi, però ogni stanza è studiata ad hoc, certo, c'ha tutti i dettagli costruttivi particolari, gli arredi studiati ad hoc su misura, quindi c'è tutto uno studio dietro che è la parte, non so, il motore che ti porta a progettare, cioè che sia tutto preciso, la fuga che corrisponda con lo scuretto. Io devo dire che il dettaglio lo guarda, non progettista, però i dettagli mi catturano sempre. Sì, cioè andare a vedere in un posto che, dove la fuga a parete continua con la fuga a pavimento, non lo so, sono quelle cose sì, che... Sono dei dettagli che dichiarano l'attenzione al progetto e al cantiere. Sì. E quindi è fondamentale per me. Quindi... Grazie. Grazie infinite.